In una storia di streghe, oltre ai personaggi e agli eventi, è necessario avere un'ambientazione strana e misteriosa. E in Italia esistono dei luoghi da brivido, molto strani e molto misteriosi, che alla luce del sole hanno un aspetto affascinante, ma una volta passati nella parte oscura, rivelano un volto maledetto. Così è Calcata, il borgo dove urlano le streghe. Esiste un borgo dall'aspetto affascinante, che per forme, colori e posizione ricorda una cartolina. È un piccolo paese arroccato in cima ad una rupe di tufo che domina la valle del Treia, a pochi chilometri da Viterbo. Calcata è un borgo medievale da dove è possibile accedere solo da un'unica porta che si apre tra le fortificazioni, oltrepassata la quale si arriva a una piazzetta ornata da tre curiosi troni di tufo, dove si affacciano i due monumenti del paese. La parte vecchia del borgo si presenta magica e misteriosa. Stretti vicoli, pieni di botteghe di artisti provenienti da ogni parte del mondo, incorniciano piccole piazze e sotto il livello della strada, nascoste dentro la collina, una serie di grotte che nel corso dei secoli hanno stimolato la fantasia degli abitanti. Ma Calcata non è solo un paesino da cartolina. Questo borgo è molto conosciuto perché si dice sia il borgo delle streghe. Sarebbero in molti ad associare Calcata ad eventi misteriosi ed inquietanti. Si dice che già nell'antichità i Falisci ritenessero la montagna dove oggi sorge Calcata il centro nevralgico di energie primitive provenienti dalla terra. Secondo antiche leggende, nei giorni e nelle notti in cui soffia forte il vento, tra i vicoli del paese è possibile ascoltare il canto delle streghe. Non solo. Secondo alcune storie popolari, sembra che all'interno delle grotte scavate nel tufo si svolgessero e venissero propiziati rituali magici ed esoterici. Le streghe a Calcata non ci sono mai state in realtà, ma qualcuno è convinto di aver udito quello strano suono sibilante, il loro canto, e c'è chi sostiene che laggiù nelle grotte, oltre alle testimonianze di un passato misterioso, ci sia qualcuno che i riti magici continua ancora a farli. Oltre a quella delle streghe, c'è anche una strana storia di carattere religioso, secondo la quale proprio a Calcata è custodito il prepuzio di Gesù, tagliato al suo ottavo giorno di vita, conservato a San Giovanni in Laterano fino al sacco di Roma, quando fu trafugato dall'Anzichenecco, poi imprigionato a Calcata. La reliquia sarebbe stata ritrovata nella cella del soldato nel 1557. Che siano soltanto storie tramandate nei secoli o meno, la sensazione che si prova entrando nel borgo di Calcata è strana e misteriosa. C'è una forte energia palpabile che scuote la mente. Non sappiamo dire se sia legata alla magia o forse alla stessa potenza dell'arte, ma sicuramente accade qualcosa di surreale attraversando la porta che immette nel borgo.